Buongiorno cari amici, vi ricordate che l'anno scorso la mia produzione è stata quasi tutta incentrata sui luoghi comuni secondo i quali la bicicletta non sarebbe un mezzo di trasporto adatto alla città? Sono le salite, fa troppo freddo, caldo, tutti questi luoghi comuni sono stati spazzati via dall'avvento delle bici elettriche. Ci sono altri problemi invece che non sono luoghi comuni, come la difficoltà di parcheggiare la bicicletta a destinazione o anche quella di potersi cambiare al lavoro. Problemi importanti, così come è importante riuscire a spostare una parte dell'utenza delle nostre strade durante gli orari di punta, quelli in cui tutti vanno al lavoro e anche a scuola, verso dei mezzi che ingombrano di meno, inquinano di meno e sono molto meno pericolosi. Attenzione, c'è un personaggio che deve risolvere questi problemi, il Mr. Wolf della situazione, è il famoso Mobility Manager. Allora, la nomina è molto semplice, si compila un modulo sul nostro sito romamobilita.it e sul nostro portale web si scarica un semplice modulino, ci si allega l'atto di nomina aziendale e inizia un percorso. Grazie a noi è possibile avere della formazione in materia di mobilità sostenibile, tutto il supporto per sviluppare un progetto. Il Mobility Manager, come sappiamo, è quel soggetto all'interno dell'azienda o dell'istituzione scolastica che si deve occupare della mobilità casa lavoro o casa scuola. L'indirizzo mail a cui scrivere è mobility-manager@romamobilita.it. Vi diamo tutte le informazioni possibili. Chiaramente il supporto è indirizzato alle aziende e ai mobility manager nominati e, come dicevo prima, siamo in grado di dare un supporto a 360 gradi, dalla prima informazione a un supporto per fare il progetto, l'analisi e tutto quello che può servire. ICPA si offre mettendo a disposizione le proprie conoscenze per poter spiegare a chi volesse diventare Mobility Manager, farsi nominare dalla propria amministrazione Mobility Manager per occuparsi di questo importante compito e come interloquire sia con la propria amministrazione di appartenenza sia con i coordinatori dei Mobility, in modo tale da anche studiare tutta la normativa esistente che spiega come effettuare i piani di spostamento casa-lavoro nell'ambito chiaramente dei piani che sono previsti all'interno di Roma Capitale. Ci sono mezzi alternativi alla macchina, anzi in città dovrebbe essere del tutto abolita. Mi chiamo Roberto, lavoro al MEF e sono un funzionario. No, sono Giulio e faccio l'ingegnere. Carlo, sono un impiegato. Sono Lara, legale agenzia delle entrate. Faccio il fotografo. Mi chiamo Giorgio, sono ingegnere. Sono Maurizio e faccio il legale. Sono Silvia, faccio la bancaria, vado da Monti all'Eur. Casilina, 100 celle e arrivo tutti i giorni a via 20 settembre. Parto da San Giovanni e arrivo a Termini. Parto dalla zona metro Cipro, piazzale degli Eroi e arrivo fino alla Tiburtina, poco fuori raccordo. Ma prima di andare al lavoro qua, che vai a fare con questo carico? Ciao, bellissimi! Da Tintoretto a Porta Pia. Parto da San Paolo per andare a Torpagnotta. Da San Paolo a Montagnola. Parto da Monteverde e vado ovunque. Come avete visto, siamo tutte persone normali, facciamo lavori normali. L'unica differenza è che usiamo la bicicletta per andare al lavoro, che non è una cosa così strana. Se lo proverete vi chiederete come avete fatto in tutti questi anni a non averlo mai fatto. Ma il lavoro dei Mobility Manager comunque rimane un duro lavoro, anche perché purtroppo non ci sono tanti soldini a disposizione, ma soprattutto perché le amministrazioni stanno ancora latitando su quello che è, lo ribadisco ancora una volta, l'argomento principe, la cosa più importante da fare per far sì che la mobilità sostenibile venga a galla, che le persone cambino mezzo di trasporto. Perché il più grosso disincentivo alla diffusione dei monopattini, bici, piedi, rimane tuttora la violenza del traffico stradale. Allora vi saluto ancora, buona settimana europea della mobilità e qualora vogliate supportare la mia attività attraverso l'acquisto di gadget e prodotti di abbigliamento, se desiderate il cappellino mi raccomando www.paypal.me/bringyourlook e il costo del cappellino a donazione minima di 25 euro, ricordate i 5 euro di spedizione.